La scena che più ci rimane di questa partita è un Grassadonia che in maniera piuttosto forte, intensa, invita i propri giocatori a andare avanti. Si arrabbia, diciamo, perché rinculano, no? Ci sta, insomma, ci sta. La posta in palio era altissima e passi in vantaggio dopo 30-40 secondi e chiaramente la partita va in discesa. E invece sono venute fuori quelle antiche paure che ci possono stare contro una signora squadra, perché l'avevo vista nelle ultime tre partite e mi aveva dato questa impressione. E chiaramente abbiamo avuto quattro occasioni per sbloccarla, senza rischiare nulla se non su un colpo di testa al secondo tempo dove è stato bravo Lago, però non sono soddisfatto del gioco, quello sicuramente. Prendiamoci con grande piacere questi 3 punti, ma ho una squadra che lavora bene. Ecco, per colpa della paura di cui sopra, che cosa non è andato? Che cosa i ragazzi non sono riusciti a tradurre in campo rispetto alle indicazioni date da Gianluca Grassadonia alla vigilia? Ma abbiamo perso un po' di posizioni, abbiamo un po' sbagliato le scalate, soprattutto sul loro play centrale, avevamo lavorato su quello, ci siamo un pochettino allungati troppo con i difensori e quindi non eravamo più sui 30-35 metri, ma bensì eravamo sui 60 metri e diventava tutto più difficile. E poi sulla gestione della palla dovevamo un attimino cercare di gestirla meglio. Una volta che siamo passati un po' in vantaggio c'è stata anche l'occasione di restare un uomo in più e lì dovevamo giocare andando avanti, invece facciamo Torello e questo fa sì, insomma, che rischi di perdere poi palla, invece fai il primo e vai a fare il secondo. Però, ripeto, faccio un plauso ai ragazzi perché non era facile, queste sono partite che ti giochi veramente tanto in ogni singola partita ed era. Lei diceva ieri che non sarebbe stata una gara fondamentale, lo diceva per non No, pomparla troppo. è la verità, non era una gara fondamentale perché con la matematica sei ancora dentro, anche se E non però. vinci, però chiaramente subentra poi ancora paura, ancora questo fantasma dei minuti finali, c'è stato il calcio d'angolo alla fine che ho perso 4-5 anni e quindi, però ripeto, è un gruppo importante che lavora bene. 2 punti guadagnati in 180 minuti di questo 2014 rispetto all'ottava posizione, da oggi siete in zona playoff. Non lo sapevo, perché non ho visto la classifica, me lo sta dicendo lei, ma noi abbiamo l'obbligo di non guardare la classifica, ripeto, mi dispiace ripetermi su quello che dicevo, bisogna pedalare fortissimo e domenica andiamo su un campo molto difficile con una squadra che è in netta ripresa e poi sinceramente non conosco le altre che abbiamo poi dopo, quindi pensiamo ad Arzano e pensiamo a lavorare. Poi il Castelrigone in casa, volevo chiederle, mancano ancora tanti giorni alla chiusura del mercato, però forse questa squadra, proprio per consentirle di trovare la quota del cerchio, andrebbe potenziata a breve, stretto giro di posta. Non so se lei è d'accordo, perché è comprensibile aspettare la fine per provare a risparmiare qualcosa, però forse dall'altro lato metterla in condizione di lavorare da subito non sarebbe No, male. la società sta facendo il massimo, anzi non è una questione di risparmiare o meno, si sono fatte 3 entrate importanti, la società sta cercando di chiudere per dei giocatori che riescono a farci fare quel salto di qualità in tutti i settori. Quindi Ecco, le caratteristiche del centrocampista sta cercando, naturalmente non le chiedo il nome che ha cercato alla società. bravo, bravo. Così come anche nella fase difensiva, così anche nel reparto offensivo. In attacco forse più che bravo, prolifico, diciamo, no? Perché poi il problema resta sempre Gollifero, quello, come diceva lo Monaco. gollifero, sì, è un calciatore che Perché anche oggi, noi insomma, chiamiamo. anche in una giornata grigia le occasioni le avete costruite, Sì, eppure, insomma, la palla non finisce in fondo al sacco. l'abbiamo costruita, ma sulle ripartenze. A me non piace giocare sulle ripartenze. A me piace che la squadra abbia un'idea di calcio ben precisa, però ripeto, ci sono partite che devi vincere al di là poi del giocare bene o male. La squadra non ha rischiato, non ha preso gol della prima volta da che ci sono io, e questo è un segnale importante. Ho visto compattezza, ho visto un po' di disordine in alcune situazioni perché loro hanno cambiato modulo di gioco 2 o 3 volte al secondo tempo e ancora su alcune letture dobbiamo crescere, però va bene così. Grazie mister, lascio agli altri colleghi.